Nel 1975 il direttore del museo Paolo Dal Poggetto, alla ricerca di una uscita di sicurezza con cui dotare il museo, pensò di esplorare anche questo vecchio magazzino, il cui accesso era rimasto occultato da una serie di mobili. Si trattava di una botola nel pavimento che, una volta aperta, fece accedere a questo piccolo ambiente che era ancora molto danneggiato dai danni dell'alluvione, quindi ancora pieno di fango e molto mal ridotto. L'ambiente non si rivelò adatto a creare la nuova uscita, ma prima di abbandonarlo il direttore pensò di realizzare dei saggi di pulitura per verificare se sotto le varie strati di intonaco ci fosse qualcosa di interessante. Si rivelarono tracce di disegno. A questo punto il restauro riuscì a svelare questa specie di galleria di disegni realizzati a carboncino su uno strato di cosiddetto latte di calce, cioè idrossido di calcio, che era stato appositamente steso sulle superfici proprio per accogliere meglio il tratto del disegno. Questi disegni non sono collegati fra loro da un significato, non sono preparatori per un ciclo, sono particolari proprio per questo. Le pareti sono state utilizzate come un foglio, come un taccuino di appunti dove sono state tracciate le idee creative dell'artista. Quindi da questo punto di vista è un vero e proprio unicum. Paolo Dal Poggetto fece un ragionamento importante per capire appunto se questi disegni fossero o meno di Michelangelo. Nel 1530 si concluse un periodo in cui a Firenze aveva governato la Repubblica dopo aver estromesso i Medici dalla città. I Medici qui a San Lorenzo avevano commissionato diverse opere importanti a Michelangelo, che ci stava lavorando dal 1519, e naturalmente nel periodo in cui i Medici furono cacciati, cioè dal 27 al 30, lui sospese l'attività e soprattutto si rese disponibile a fare il governatore delle fortezze. Dunque un ruolo anche fortemente antimediceo. Quando la Repubblica stava per cadere nelle mani appunto delle truppe alleate dei Medici, l'artista ha pensato di essere in grave pericolo e quindi si è presentato a San Lorenzo, dove il priore pensò di accoglierlo e di proteggerlo dall'ira del Papa, che si sarebbe sicuramente rivelata al momento in cui la città fosse caduta nelle mani appunto delle truppe. Michelangelo probabilmente si nascose in San Lorenzo in un periodo che può andare dalla metà dell'agosto, quando cadde la Repubblica, entro il 22 di ottobre 1530, quando prese a sua volta degli altri impegni con altri mecenati. Per Paolo Dal Poggetto fu abbastanza semplice pensare che il periodo di latitanza fosse stato vissuto proprio in questo luogo, essendo un luogo molto protetto, che si trova sotto la Sagrestia Nuova e che è dotato di un pozzo e ha una sua naturale segretezza. Vediamo appunto fra le varie cose che sono state disegnate sulle pareti di questa piccola stanza, vediamo questa composizione che è molto complessa e che in qualche modo ci richiama molto anche alla tecnica di Michelangelo, che spesso disegnava sopra i suoi stessi disegni oppure sopra delle carte scritte. E vediamo appunto una figura molto atletica, molto quasi eroica, vista di schiena con il braccio piegato, la testa, le spalle, poi il corpo che scende, l'altra gamba che arriva addirittura fino qui. Sotto il suo braccio sporge un'altra figura maschile e entrambi sembrano quasi volare nell'aria. Infatti queste figure sono state messe in relazione anche con quello che lo stesso Clemente avrebbe richiesto il giudizio universale per la Cappella Sistina. Per cui Michelangelo partì da qui, da Firenze, nel 1534, lasciando i lavori in sacrestia incompiuti, proprio per cogliere il desiderio del Papa. Quindi potrebbe essere una sorta di pensiero anticipato. Al di sopra
di queste due figure che sono già molto complesse, c'è questa figura nuda femminile molto grande, di grandi proporzioni, che non è stata perfettamente identificata. Hanno pensato a Leda, hanno pensato a Eva, alla Madre Terra, insomma anche a Cleopatra, e alla fine però è una figura molto monumentale anche questa, che è stata però trattata quasi come una pittura, perché sono stati sfumati i margini a creare un effetto di tridimensionalità. La testa poi è stata ingigantita e studiata più nel dettaglio in questo punto, con una, diciamo, un salto molto così ardito di soluzione proprio pratica per studiare la sua espressione, che ricorda molto quella della figura della notte che si trova sopra una delle tombe della sagrestia.